Gentili amici di cerignolaviva.it, sono Silvio Di Leo e siamo qui nella splendida cornice del Teatro Mercadante in compagnia di due grandissimi pianisti, due grandi musicisti voluti dal maestro Rosario Mastroserio, direttore artistico del teatro. Sono qui con noi i maestri Danilo Ria e Ramin Bahrami. Volevo partire da lei, Bahrami. Lei è la sua vita secondo me è un po' un romanzo, perché lei a 11 anni si è trasferito in Italia grazie a una borsa di studio e è fuggito dall'Iran. Può aggiungere qualche dettaglio particolare che non sappiamo sulla sua storia? Intanto è un grande piacere per noi essere qui in Puglia dopo che siamo stati al Teatro Petruzzelli con grande successo qualche giorno fa, e ritornare in Puglia, che è una regione che io amo personalmente molto, mi fa un grande piacere. Allora, io nasco nel paese cosiddetto di Mille e una Notte, e Bach è sicuramente l'autore di Mille e una Notte, perché nella sua musica noi abbiamo veramente un avvicinamento dei popoli e dei generi. La sua musica è adattabilissima al jazz, e qui ho la fortuna di collaborare con il più grande jazzista italiano e mi diverto moltissimo a suonare con lui, forse molto di più con Danilo Rea che con tante orchestre di musica classica o tanti colleghi di musica classica, perché Bach, come lei ben sa, è un autore senza barriere e senza timore, è un autore di voci che si incontrano, di popoli che si incontrano, e musica di ieri, di oggi e anche di domani. Per cui se noi andiamo ad ascoltare la musica di Bach tra 800 anni, se ci sarà ancora il genere umano, la musica più moderna senza ombra di dubbio sarà quella di Johann Sebastian Bach. E fare questo repertorio sconosciuto ai più, che io ho riscoperto nei musei di Lipsia, e ridare una nuova linfa a questa musica con il maestro Danilo Rea è un grande piacere e mi dà un grande entusiasmo, perché altrimenti questo tesoro dell'umanità sarebbe rimasto a giacere negli archivi appunto delle università di Leipzig, e sarebbe stato un peccato. Per cui ogni volta è una nuova esperienza, è una nuova romanzo, è un nuovo romanzo di Mille e una Notte, dove noi scopriamo ogni volta che eseguiamo questo repertorio un nuovo aspetto musicale. Danilo Rea è considerato uno dei più grandi jazzisti in Italia. Lei nel 2004 ha pubblicato un disco che si chiama Lirico, ed era contenuta una versione jazzistica dell'intermezzo della Cavalleria Rusticana. Noi oggi siamo qui a Cerignola, che è la città nella quale il grande maestro Pietro Mascagni ha composto il suo capolavoro. Come mai questa scelta nel suo disco? La cavalleria, quell'intermezzo è meraviglioso, per cui avevo bisogno di spunti che mi emozionassero, e quando ho deciso di improvvisare sulle opere liriche non ho potuto che scegliere quei brani, Mascagni, Puccini, soprattutto Mascagni e Puccini. Bahrami, lei appunto è considerato uno dei più grandi esecutori della musica di Bach al mondo. Volevo sapere quali sono le emozioni che sprigiona la musica di Bach e che è la differenza da quella degli altri grandi compositori del passato. Guardi, la differenza è nella risposta precedente che ho dato, è perché lui ha scritto tutte le musiche immaginabili possibili. Nella sua musica possiamo trovare jazz, tant'è vero che prima di Danilo Rea, Jacques Lussier, Swingle Singers, John Lewis, grandissimi maestri del jazz, hanno preso parecchie ispirazioni proprio dalla miniera inesauribile di Bach. Per cui e lui veramente ha scritto la musica, come dicevo, di ieri, di oggi, di domani, e nella sua musica sono presenti addirittura la musica araba e la musica cinese. Per cui è molto interessante pensare a lui come il Platone della musica, oppure come diceva Paul Hindemith, Bach è il principio e la fine di tutta la musica. E la cosa bella, un'altra cosa bella che mi verrebbe da dire, è la grande, bella frase di uno dei più grandi direttori d'orchestra in attività bacchiani, Sir John Eliot Gardiner, che una volta ha confessato: Bach è danza.
Bach è danza, Bach è ritmo, Bach è allo stato puro, è gioia e l'arte del dialogo, tutto ciò che nel nostro mondo di oggi manca. I politici non sanno fare più dialogo, non sanno più dialogare, la cultura ha smesso di essere quella con la C maiuscola, e in Italia noi siamo nella culla della cultura, e non dimentichiamo che l'Italia è quella di Monteverdi, di Leonardo da Vinci, un paese che ospita il Colosseo a Roma o Canal Grande a Venezia, va rispettato un po' di più e va amato di più, soprattutto dagli italiani, perché questo paese ha dato i natali anche alle note musicali tramite Guido d'Arezzo. Per cui non è soltanto l'Italia, senza volere male alle canzonette, questo non è soltanto il territorio del Festival delle Canzonette che si trova in Liguria, è una bellissima città, è anche il paese di Monteverdi, di Leonardo da Vinci, di Giotto Cimabue, per cui trattiamo l'Italia con rispetto. Assolutamente. Rea, lei ha collaborato con grandissimi artisti, non solo nel campo della musica jazz, ma anche nel campo della musica pop, anche grandi compositori, premi Oscar, penso a Luis Bacalov, penso a Nicola Piovani. Mi piacerebbe sapere, se lei potesse duettare con un grande del passato che adesso non c'è più, chi sceglierebbe e perché soprattutto? Che domanda interessante. Ma parlando del jazz, sicuramente con Bill Evans, che è il mio pianista di riferimento. Io forse ho iniziato ad amare lui e ho iniziato ad amare il jazz, perché non tutto il jazz, è un po' come la musica classica, è un territorio così ampio dove alla fine non tutto piace, e per iniziare ad amare una cosa bisogna avere fortuna e trovare ciò che più ci piace. A quel punto parte l'amore e comincia ad approfondire l'argomento. Ecco, Bill Evans sarebbe il mio duo jazzistico ideale, il grande Bill Evans. Per concludere volevo fare una domanda a entrambi. Qualche giorno fa si è esibito un pianista, Ezio Bosso, che sì. Ha commosso milioni di italiani con la sua esecuzione. Volevo chiedere quindi se la musica deve, secondo lei, deve avere quindi un ruolo di veicolo di messaggi umanitari, deve trasmettere, deve farsi portavoce di valori di vita autentici. Assolutamente sì, io ho apprezzato molto l'esibizione del maestro Bosso, che è sicuramente un notevole talento italiano nel mondo, e la sua lezione di combattere contro ogni forma di abbruttimento fisico attraverso la musica. Lui ha realizzato un po' l'eredità di Claudio Abbado, che diceva attraverso la musica era guarito, e non erano le medicine a tenerlo altri 13 anni con noi, grazie a Dio, ma era la musica che gli aveva dato questa forza. Per cui ho apprezzato molto questo, e io sono assolutamente d'accordo che la grande musica colta debba andare a pari passo con la beneficenza, con l'assistenza ai malati, tant'è vero che presto a Milano io avrò un progetto con i solisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la Fondazione Vidas, e invito veramente tutti gli amici pugliesi, anche se sono a Milano, di venire a trovarci perché a questo concerto al Teatro Dal Verme il 16 di marzo, perché appunto la Fondazione Vidas ha aperto la Casa del Sollievo per i bambini terminali. Fino adesso loro hanno assistito sempre i malati terminali adulti, ma adesso hanno aperto anche la Casa del Sollievo per bambini, per cui io trovo che la migliore medicina per lo spirito, per l'animo umano e per il cervello umano sia la buona musica, con la M maiuscola. Condivide le parole del suo collega? Sì, condivido e mi piace suonare, cercare di dare aiuto con la musica e conforto con la musica. Spesso faccio concerti per le persone che non stanno bene, e devo dire che questo, come ha detto il maestro Barami, è qualcosa che gratifica molto anche noi, ci fa star bene. Vedere le persone che dopo un concerto vengono da te e magari soffrono di depressioni, magari il giorno dopo tornano a lavorare con entusiasmo, come mi è accaduto, è qualcosa che poi giustifica forse anche la nostra musica stessa, no? Dare emozioni, e emozioni anche positive, emozioni che ti possano
far andare avanti. La vita non è facile, non è facile per tutti, non è facile per quelli che stanno bene, figuriamoci per quelli che non stanno bene. Affrontare i disagi è qualcosa di pazzesco, e la musica ci insegna che l'energia positiva della musica può fare miracoli.